Buongiorno, bentrovati. Appuntamento di venerdì 18 agosto 2017 con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa con la lettura dei quotidiani oggi in La 18 agosto oggi viene venerata dalla Chiesa Cattolica Santa Elena. Allora apriamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Iniziamo dal centro, le quattro edizioni, partendo dall'edizione di Pescara, multe ai ciclisti e tolleranza. Zero. Vedete questo è il titolo eh, principale, Pescara, Blitz dei vigili sulla riviera nord nel mirino. Le biciclette sul marciapiede, ma la notizia del giorno, della giornata di ieri, del pomeriggio di ieri è stato l'ennesimo eh, attacco terroristico nel vecchio continente, in questo caso a Barcellona, sulla Rambla, eh, c'è stato questo attentato eh, che ha provocato tanti feriti ma purtroppo anche 13 eh, vittime. Vediamo anche le altre notizie che riguardano in questo caso, tornando... Alle cose di Casa Nostra, Pescara e Provincia, eh, falsa infermiera lavorava in ospedale denunciata. Vedete questa notizia ehm, che ehm, ha visto l'intervento eh, dei eh, carabinieri questa eh, donna. Eh, pescarese è stata eh, denunciata, aveva tra l'altro lavorato per un mese proprio in ospedale. E poi la vicenda della scossa elettrica dai tombini, il giovane, eh, un giovane di 34 anni ferito, eh, morto un eh, cane, via ai eh, controlli da parte dei tecnici. Eh, dopo l'input del comune di Pescara, tra l'altro vi avevamo proposto proprio due giorni fa l'intervista con il vice sindaco di Pescara Antonio Blasioli proprio su questa vicenda. Poi il calcio mercato, il Pescara perché c'è un nuovo acquisto per la formazione adriatica, si tratta del 23enne. Serbo Petar Golubovic che arriva dalla Roma, eh, nuovo terzino per Zeman e dunque nuovo acquisto per il Pescara. Golubovic che nelle ultime due stagioni ha militato nel Pisa. Vediamo anche le altre notizie. L'ordinanza Tardi Pescara sulla Forestale. Parli la consulta. Vedete questo eh, titolo nel riquadro. Poi Federalberghi, turismo estivo, stagione nera. Per l'Abruzzo. Questa la denuncia di Federalberghi e poi la proposta che riguarda le scuole perché il vino, ehm, materia di insegnamento proprio nelle scuole, potrebbe essere una delle ghiotte eh, novità eh, della prossima, ehm, eh, diciamo del prossimo anno scolastico che è ormai. Inizia ad avvicinarsi. Lasciamo la prima pagina del centro edizione di Pescara. Siamo a quella di Teramo che si apre con la tragedia, l'incidente mortale accaduto ieri sull'autostrada 14 eh, tra i caselli di eh, Valvibrata e Giulianova, uccisa sull'A14 dalla ruota del Tir, tragedia a Tortoreto. La vittima aveva 31 anni ed era incinta. Grave la madre questa eh, tragedia è accaduta nella mattinata di ieri. Vediamo le altre notizie, roghi intorno a Teramo, emergenza incendi, si cerca il piromane e poi sanità, ASL, bando per assumere 18 tecnici, parliamo eh, dell'ASL di eh, Teramo e poi ironia su Vacchi, la discoteca manda via. I eh, DJ, vediamo ehm, le altre notizie che però eh, accade in regione sono le stesse che abbiamo visto anche sull'edizione di Pescara. Dunque possiamo passare all'edizione del eh, centro di Chieti, eh, cronaca in primo piano, questo titolo che arriva ad Avasto lite durante il Farò eh, ragazza ferita 19enne colpita in volto da una bottiglia di vetro lanciata di notte. In spiaggia, spiagge affollate anche di notte, proprio nel periodo estivo. Vediamo anche le notizie, le cronache, in questo caso da Chieti e Provincia. Schiavi d'Abruzzo, quarto giorno di roghi, vanno in fumo 270 ettari. E poi Chieti, Redaelli, mille per l'addio al magistrato, al giudice del Tribunale di Chedi scomparsa nei giorni scorsi. E poi siamo a Rapino dove il primo cittadino di Rapino, Rocco Micucci, ha denunciato la team senza telefono, il sindaco denuncia la team, vedete questo titolo, che arriva da Rapino, piccolo centro in provincia di dove c'è stata questa iniziativa forte del eh, sindaco andiamo alla prima pagina eh, del eh, Messaggero eh, vedete qui il titolo principale riguarda eh, l'incidente accaduto ieri mattina sull'autostrada 14 pneumatico killer sulla 14 Tir perde una ruota investe un'auto muore donna incinta gravissima la madre la tragedia nei pressi dell'area di servizio di Tortoreto andavano in vacanza in Puglia. E poi vedete il titolo che riguarda l'articolo di spalla: Garante dei detenuti paralizzato. Si deve rifare anche il bando. Questa è la eh, polemica che riguarda proprio il garante dei detenuti. Si parla proprio in questo articolo di spalla sul Messaggero. Anche sul Messaggero, ovviamente, si torna sull'attentato a Barcellona, terrore in Spagna. Gli abruzzesi chiusi in casa, vedete dunque ci sono anche le testimonianze dei nostri eh, corregionali che si eh, trovavano eh, nella eh, città spagnola. Forestali nell'arma, il TAR boccia la riforma atti alla consulta. Questa è una notizia importante perché ehm, c'è stato proprio il pronunciamento del eh, TAR di Pescara dopo un ricorso dubbi sulla militarizzazione selva di reazioni positive. Su, questa, su questo pronunciamento del TAR che boccia la riforma del passaggio dei forestali nell'arma dei carabinieri e dunque se ne parlerà tanto anche nelle prossime ore. Vediamo in alto altre notizie che riguardano la nostra regione, il calderone non è morto ma anzi potrebbe essere una risorsa, si parla del ghiacciaio della nostra regione in questo articolo del Messaggero e poi Francavilla tutto pronto per la notte dei fuochi d'artificio sul um, eh, mare e dunque eh, tutto pronto proprio per questi festeggiamenti che riguardano la eh, cittadina eh, adriatica che ehm, è conosciuta anche e soprattutto nel periodo estivo per questi fuochi che ehm, eh, vengono fa proprio fatti nella notte del 18 di agosto e poi lo sport Pescara vedete anche il messaggero parla dell'acquisto eh, del terzino Golubovic dalla Roma per quanto riguarda il Pescara e adesso Zampano può partire perché potrebbero esserci novità per quanto riguarda il mercato del Pescara nelle prossime ore, soprattutto in uscita con alcuni giocatori che potrebbero lasciare il capoluogo adriatico. Siamo alla prima pagina della città, uccisa dalla ruota, persa dalla tira, anche la città parla, ovviamente apre l'edizione di oggi del giornale su questa tragedia accaduta ieri mattina sull'autostrada sull 14 nei pressi, eh, come abbiamo letto, del, dell'autogrill dell'area di, eh, di servizio di Tortoreto. E poi vediamo anche la fotonotizia a centro pagina, accolto il ricorso contro la soppressione del eh, forestale. Dunque anche il quotidiano La Città parla di ehm, questa eh, notizia importante che potrebbe far eh, discutere eh, molto nei prossimi giorni. Dobbiamo, vi dovevamo far vedere, avevo saltato la prima pagina del centro edizione dell'Aquila, eccola qui, la recuperiamo immediatamente, l'Aquila blindata per i concerti. Questo è il titolo principale dell'edizione dell'Aquila del centro, perdonanza e jets imponenti, misure di sicurezza e stop ai cantieri in centro. Questa è la notizia principale per quanto riguarda l'edizione dell'Aquila del centro. Vediamo le altre notizie. Tra Acciano e Molina Terno, strada chiusa per incendio, brucia la Valle Subequana, purtroppo proseguono i problemi nella nostra regione, in varie zone della nostra regione, per gli incendi. E poi Avezzano, i medici, pronto soccorso al collasso e poi a Sulmona Cirilli, Gabriele Cirilli eh, a Marcord con i vecchi amici di scuola nella sua città, appunto. Sulmona abbiamo dunque visto tutte le eh, prime pagine dei quotidiani abruzzesi, le quattro edizioni del Centro, la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero e la prima pagina del quotidiano La Città. Possiamo lasciare almeno per il momento le cronache regionali per concentrarci invece sui ehm, quotidiani nazionali, sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, oggi in edicolo, ovviamente tutti i titoli, i principali titoli riguardano la strage di Barcellona l'attentato terroristico di Barcellona partiamo dal Corriere della Sera terrore e morte a Barcellona l'attentato sulla Rambla furgone sulla folla 13 vittime un centinaio di feriti molti turisti la rivendicazione sono dell'ISIS i testimoni il guidatore rideva mentre inseguiva le persone gli italiani e testimonianze dei nostri connazionali urla e sangue ovunque vedete la foto a centro pagina ovviamente tutti ehm, i titoli come vi dicevo eh, parlano di questa tragedia, siamo la Repubblica, terrore a Barcellona, 13 morti nella notte sventato, altro attacco e dunque ovviamente anche il quotidiano eh, romano parla di questa eh, tragedia, andiamo avanti, terrore sul Rambla, siamo alla stampa, il veicolo procedeva zigzagando e ha cercato di investire più gente possibile, vedete questa foto agghiacciante con persone a terra, polizia, sangue, dovunque. Siamo al sole 24 ore, anche sul sole 24 ore eh, quotidiano economico si parla eh, di questo attentato, giadaisti di Spagna, strage a eh, Barcellona, vedete questo eh, titolo con eh, il corredo di foto, articolo. Del eh, quotidiano eco, economico, politico e finanziario oggi in Edicola. Andiamo avanti: il messaggero torna l'Isis, terrore sulla Rambla. Barcellona-Furgone travolge turisti sul famoso viale: 13 morti e 90 feriti, forse anche italiani fra le vittime. In queste ore si sta cercando di capire e di vedere se tra ehm, questi, ehm, questi 13 morti ci possano essere nostri. Con Vediamo anche qualche altro titolo, eh, in questo caso dalla prima pagina del Messaggero, il caso Regeni, nuove perizie contro i servizi egiziani e ovviamente prosegue eh, l'indagine e l'inchiesta sulla morte dello studente eh, friulano al Cairo in Egitto. Andiamo avanti, il tempo, Bastardos, questo è il titolo del quotidiano. Romano attentato contro i turisti nel centro di Barcellona, furgone a tutta velocità sulla folla, l'ISIS rivendica, tempo che ehm, dedica tutta la prima pagina a questa ehm, tragedia, anche il fatto eh, parla dell'attentato di Barcellona, macelleria catalana, vedete il eh, titolo in carattere rosso proprio a testimoniare il sangue eh, versato ancora una volta da eh, tante eh, persone innocenti. Proseguiamo il manifesto, sangue sulla Rambla, anche questo ovviamente il titolo del quotidiano eh, sull'attentato di Barcellona, strage di turisti, 13 morti, questo è il titolo principale di Libero, l'ISIS non va in vacanza. Proseguiamo con un altro quotidiano, La Verità, macello islamico sulla Rambla, questo è il titolo della verità, eh, pedoni falciati per 600 metri, i cadaveri sono almeno 13. Questo è il titolo che riguarda il quotidiano La Verità, il giornale diretto da Maurizio Belpietro. Siamo ad avvenire. Terrore e morte colpita a Barcellona, anche il quotidiano della CEI, ovviamente parla della tragedia di Barcellona e poi in alto credere costa, sempre meno libertà religiosa nel mondo. Vedete giadaisti sotto accusa, cristiani nel mirino, dunque. Ovviamente si parla eh, anche eh, di come eh, in molti eh, stati eh, del, del pianeta ci siano problemi. Per i cattolici che sono spesso perseguitati. Andiamo avanti, secolo XIX, furgone sulla Rambla, 13 morti a Barcellona. Anche questo è il titolo del quotidiano genovese. Il mattino di Napoli, la Rambla del Terrore, un furgone travolge i pedoni: 13 morti arrestati due arabi. La Farnesina a rischio italiani tra le vittime. L'ISIS rivendica. Questo è il titolo. Vedete? Che riguarda l'attentato di Barcellona e eh, la Farnesina, proprio il Ministero degli Esteri parla di possibile rischio di ehm, esistenza tra ehm, le vittime, anche della presenza eh, probabile di italiani. Tanti, tantissimi ovviamente i turisti italiani eh, in questi giorni a, a Barcellona. Il eh, mattino ultimo giornale che ehm, ovviamente abbiamo in questo caso ehm, analizzato con i titoli in prima pagina tutti i quotidiani eh, parlano eh, della eh, tragedia di Barcellona. Noi eh, per un attimo invece eh, cambiamo decisamente argomento, parliamo di eh, sport, di calcio in particolare, andando a vedere le prime tre pagine dei tre quotidiani sportivi, partendo dalla gazzetta dello sport, e anche la gazzetta dello sport in alto. Lo vedete. Parla eh, dell'attentato, dell della tragedia di Barcellona, terrore a Barcellona, furgone sui turisti, sulla Rambla 13 morti. E poi vediamo i ehm, titoli eh, che riguardano lo sport, il calcio in particolare, partendo dal Milan. Milan, Macedonia di gol, questo è il titolo che gioca proprio eh, sul, mh, sulla nazionalità della formazione battuta. Lo Scandia a, a San Siro per 6-0. Non c'è stata davvero partita tra i rossoneri e la formazione eh, macedone, che è stata superata con un punteggio tennistico. Ovviamente, Milan è già proiettato al prossimo turno eh, dell'Europa League, perché questi playoff con la gara di ritorno saranno davvero una formalità. Doppiette tra tra l'altro per Andre Silva, il giocatore ehm, rossonero che si è finalmente sbloccato e anche per Montolivo. E poi vediamo Mercato Juve, Marotta Compra, Garai è ottimo, Max eh, sente invece Socrates. E poi eh, vedete eh, Cagliari-Borriello, rottura, c'è la spalla e questo il titolo che riguarda il mercato per quanto riguarda eh, la formazione. Eh, la formazione ehm, eh, sarda perché c'è stata questa rottura clamorosa con Borriello che potrebbe a questo punto andare alla spalla. Siamo al Corriere dello Sport in alto, Milan Show, Andre Silva, Lucia San Siro, Scandia travolto per 6-0. Avanti in Europa League la formazione rossonera. E poi invece a centro pagina Juve Formula B Marotta sul mercato può succedere ancora di tutto. Bentacur un talento purissimo. Grande festa, Vilar Perosa, per la consueta passerella della formazione bianconera. E chiudiamo per quanto concerne lo sport con tutto sport. Juve altri tre. I bianconeri non si fermano eh, con altri acquisti in arrivo. E poi vedete in alto il titolo che riguarda anche l'attentato di Barcellona su tutto sport. E poi Milan, Andre Silva, show europeo. Europa League è fatta, doppiette del Portogallo. Portoghese di Montolivo, gol di Borini e Antonelli, 6-0 ai macedoni. Possiamo lasciare anche le prime pagine dello sport, dei tre quotidiani sportivi, tornando al centro per andare a vedere le pagine interne del quotidiano abruzzese, pagina... 12 si parla di cronaca di Pescara scossa dai tombini test su 250 impianti. Questo è il titolo che apre la pagina della cronaca di Pescara. Il comune vuole capire le cause dell'incidente in cui è morto un cane. Ricordiamo, è rimasto ferito fortunatamente in maniera lieve un 34enne di Silvi. E sollecita il comune la certificazione di qualità dei pozzetti. E poi. Le notizie di cronaca, ricercato, acciuffato in ospedale, vedete il eh, titolo di spalla e poi quest'altra notizia eh, che arriva sempre da Pescara, eh, denunciata falsa infermiera dell'ospedale, per quasi un mese ha, laver, ha lavorato nei reparti senza avere alcun titolo, è stata scoperta e denunciata proprio dai carabinieri della compagnia di eh, Pescara. Vediamo in basso altre notizie. La prima eh, che ehm, sulla parte destra della pagina riguarda la ehm, cronaca, spasso con droga e coltelli, tre giovani finiscono nei guai, sempre a Pescara e sempre eh, nell'ambito di una operazione dei eh, carabinieri eh, della locale compagnia. E poi invece si parla di politica eh, nella parte bassa eh, della pagina eh, perché ieri ha parlato il consigliere eh, regionale Donato Di Matteo della vicenda di odati della possibile e probabile ma non più certa uscita dalla Giunta Alessandrini dell'attuale assessore, ancora fino a questo momento, fino a prova contraria, assessore ai tributi, alle finanze e allo sport, Giuliano Diodati. E noi avevamo proprio ieri ascoltato, proprio su questa vicenda, l'assessore regionale Di Matteo. Possiamo andare ad ascoltare l'intervista. Assessore Di Matteo, un ferragosto di lavoro. Al comune di Pescara c'è questo rimpasto che tante polemiche e tanti problemi sta creando. Eh, L'uscita, la probabile uscita dell'assessore Giuliano Diodati ha visto da parte vostra, da una componente del PD, la netta contrarietà. Ma io dico, intanto è uno dei tanti rimpasti che in tre anni si sono fatti a Pescara. La gran parte di questi rimpasti non si capiscono a dove conducono, qual è la strategia, qual è la qualità e il merito per chi va a sostituire persone che già ci sono. E anche nella sostituzione non si capisce per quale motivo vengono tolti alcuni rispetto ad altri. La verità è che i cittadini di Pescara non capiscono quello che sta succedendo. Non dobbiamo dare un'immagine di un continuo eh, giocare sulle su poltroncine, i poteri, noi dobbiamo dare una, una prospettiva di grande crescita per questa città. Io credo che Giuliano Deodati sia un riferimento di questa città ed è una persona che sicuramente eh, dovrà eh, eh, rimanere dentro la Giunta e sarà capace così come ha fatto nei tre anni, di rappresentare eh, una parte della città, quella del, del, del centro, del, delle parti eh, più centrali della città, che guardano in lui come un professionista di qualità. Assessore, se però dovesse andare via Diodati, dovesse uscire dalla Giunta, voi è confermate di essere pronti a lasciare le varie maggioranze dalla Regione fino al Comune di Pescara? Io dico sempre, in ragione delle gravità delle malattie bisogna fare le terapie, se la malattia è grave bisogna intervenire con terapie pesanti. L'uscita di diodatis è una cosa gravissima, una malattia pesantissima a cui dovrà, si dovrà rispondere con un atteggiamento duro e impegnato. E queste le parole dell'assessore regionale Donato Di Matteo sulla, uh, sul rimpasto al Comune di Pescara. Noi facciamo un passo indietro perché prima di continuare a vedere le notizie dalle province, eh, abbiamo proprio visto una delle pagine delle cronache, ehm, della cronaca di Pescara. Facciamo un passo indietro. Dicevo, perché eh, il centro parla anche ehm, dell'attentato di Barcellona con il racconto degli Abruzzesi. Vedete il eh, titolo in eh, questo articolo negli occhi dei testimoni. Orrore, paura e sangue. Il racconto degli abruzzesi che erano sul posto quando è arrivato il furgone killer. Stava succedendo il finimondo. In quegli attimi, l'attenzione ti lascia tramortito. Questa è la testimonianza importante raccolta dal centro proprio sull'attentato di Barcellona. Andiamo ancora avanti perché c'è un'altra notizia eh, che riguarda eh, indirettamente la nostra eh, regione: riguarda la riforma impugnata, quella del passaggio degli agenti forestali allarma dei carabinieri perché il TAR di Pescara boccia i carabinieri forestali, dubbi di costituzionalità nel passaggio del corpo civile nell'ordinamento militare. I giudici dicono non c'è stata libertà di scelta, se ne occupi la consulta. Dunque potrebbe questa eh, decisione del TAR di Pescara aprire davvero una pagina clamorosa proprio per quanto riguarda il passaggio eh, dei forestali nell'arma dei eh, carabinieri. Andiamo ancora avanti. Eh, Abruzzo in 500 sono passati nell'arma, restiamo sempre allo stesso argomento: 500 agenti, vedete l'articolo in alto. Sono confluiti in altri corpi polemiche sul mancato utilizzo dei mezzi antincendio. Vedete dunque in chiave Abruzzese cosa è accaduto con il passaggio degli agenti forestali presso nell'arma nell dei carabinieri. Oggi si parla appunto di carabinieri forestali e non più di agenti del corpo forestale dello Stato. Si parla invece di turismo nella parte bassa della pagina, i dati del turismo estivo, eh, Giovannelli di Federa d'Alberghi vede nero e crisi, serve un progetto di rilancio, dunque secondo eh, Federalberghi e secondo i dati del turismo estivo nella nostra regione, non c'è stata evidentemente la ripresa eh, che c'è stata in altre eh, regioni, lasciamo le pagine di cronaca nazionale eh, di cui abbiamo ampiamente eh, parlato vedendo le prime pagine dei quotidiani eh, oggi in edicola e torniamo alle cronache dalle province torniamo a Pescara, tolleranza zero, si parla eh, di eh, circolazione in bici sul marciapiede raffica di multe. Sulla Riviera i ciclisti percorrevano il lungomare nord fuori della pista. Il secondo blitz in un mese dei vigili urbani. Dunque, questa la notizia di apertura di pagina 10. E poi in basso eh, questo racconto, questa eh, odissea da tre anni: lotta per riavere la patente, l'odissea di un camionista eh, pescarese dopo una condanna, l'inizio del Calvario. Andiamo avanti, ancora cronache da Pescara. Eh, il titolo principale riguarda falso allarme bomba all'aeroporto, ma era soltanto un carica batterie, intervento degli artificieri. E poi. In, in alto si parla di aeroporto ma ehm, sotto un altro aspetto perché è stato un mese di agosto, almeno fino a questo momento positivo per lo scalo, più 16% di passeggeri rispetto al 2016, dunque numeri positivi per l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara. E poi in basso la cronaca, ladro d'appartamenti acciuffato a Ravenna, responsabile di due tentativi di furto a spoltore e di ricettazione, è stato arrestato dalla squadra mobile. E siamo a un'altra pagina che riguarda la cronaca di Pescara, disavventure d'agosto. Comprare casa non si può. I notai sono in ferie. Vedete questo titolo, l'odissea di un cittadino alla ricerca di un professionista per un atto urgente. Su 19 studi professionali presenti in città, solo due rispondono al telefono. Dunque agosto che si conferma. Mese d'eccellenza per quanto riguarda le ferie e le vacanze. E poi, Centropagina, soldi alla protezione civile per gli sfollati di Rancitelli, per l'autonoma sistemazione delle famiglie. poi Eremo D'Annunziano, nuovo presidente, si tratta di eh, Nicoletta Di Gregorio. Proseguiamo, la voce della Mannoia, Strega Francavilla, folla al concerto. Siamo a Francavilla al mare, l'artista ricorda Jennifer e le donne vittime di violenza. Stasera la festa per l'AIL con il Pepe Street Festival che si terrà. Si svolgerà a Pescara, manifestazione che durerà fino al 20 di agosto. In basso si parla ancora di vacanze di mare e di Mare Amico in questa eh, circostanza. Tante vite salvate con Mare Amico, seconda edizione dell'esercitazione della FISA e dei volontari della Misericordia di Pescara, che vediamo inquadrati nella foto. Siamo proprio alla pagina di Francavilla e dell'area metropolitana di Pescara, buon'estate grazie al gran caldo, Francavilla primo bilancio dei balneatori sulla stagione, Padovano registriamo un più 20%, in questo caso non possiamo non notare un eh, contrasto con i dati di Federalberghi, evidentemente non in tutte eh, le zone d'Italia, anche della nostra regione, eh, i dati eh, sono negativi e poi eh, restando a Francavilla ma cambiando decisamente argomento c'è questa notizia che riguarda il primo cittadino di Francavilla al Mare Antonio Luciani che si candida a governatore l'annuncio su Facebook da parte del sindaco di Francavilla e poi ancora Francavilla: acqua sui clienti del bar, troppi rumori. Serata karaoke finisce male. In basso ancora Francavilla: stasera la festa dei fuochi a mare, a Pianella, scuola Ceratina, scontro invece sui tagli. La capogruppo D'Amico ribatte ad Ambrosio sulla riorganizzazione. Proseguiamo. Andiamo avanti per vedere eh, la pagina che riguarda Penne, Popoli e l'Alta Valpescara. Ospedale dal 4 settembre si torna alla normalità. Siamo a Penne, parliamo ovviamente dell'ospedale di Penne. Sarà chiusa la fase estiva di accorpamento dei reparti dell'ospedale San Massimo. Una buona notizia per tutto il mondo. Il eh, comprensorio Vestino. Poi Manoppello, Toppi, restituite i gettoni per le riunioni dei capigruppo, lo chiede la consigliera comunale Barbara Toppi. Torre dei Passeri, notte bianca di musica, cibo ed artigianato. Domani a Torre dei Passeri, appunto negozi aperti con intrattenimento per i bambini. In basso Manopello accoglie i cavalieri, concluso il primo pellegrinaggio Equestre da Roma alla Bali, Basilica del Volto Santo. Infine una notizia eh, che riguarda un incidente stradale accaduto ieri eh, tra Letto Manopello e Passo Lanciano cade dalla moto soccorso. In elicottero, un motociclista ricoverato a Pescara. Fortunatamente non in gravi condizioni. Siamo alla pagina di Chieti del centro. In questo caso in provincia di Chieti a Vasto per la precisione: notte di violenza durante i falolite ferita una diciannovenne giovane colpita al volto da una bottiglia di vetro lanciata da alcuni giovani. E poi vediamo. Altri titoli che riguardano in questo caso sempre Chieti e Provincia, Rapino, Paese da un mese e mezzo senza telefono, il sindaco denuncia la Telecom, e poi San Salvo cade sul terrazzo del piano di sotto, il 78enne si è sporto troppo dalla finestra ed è precipitato, fortunatamente sta bene e poi in basso in mille per l'addio al magistrato Redaelli. Il giudice eh, di Chieti, eh, scomparso a 50 anni per un male incurabile, il ricordo della figlia. Nostra madre era come il sole. Ieri, l'ultimo saluto al magistrato teatino nella chiesa della eh, Trinità. Lasciamo dunque. Questa pagina che riguarda proprio Chieti e Provincia dal centro, siamo invece sulla pagina di eh, Teramo, sempre del centro, si parla della tragedia sulla 14, donna incinta uccisa dalla ruota del TIR. Questa eh, enesima tragedia, sangue sulle strade della nostra regione, Tortoreto, pneumatico, sfonda l'auto, muore una trentunenne, gravissima la madre, restano illesi il padre ed il marito. Vedete questa foto? Eh, davvero agghiacciante questa Mercedes eh, completamente sfondata da questo pneumatico che si è abbattuto come un proiettile sulla vettura. Ancora dunque eh, notizie eh, tragiche che riguardano eh, l'esodo dei vacanzieri e poi in basso invece cambiando argomento criticano vacchi, cacciati il vocalist ed il DJ È accaduto. A Tortoreto siamo alla pagina dell'Aquila del centro, perdonanza e jets, eventi e sicurezza chiudono i cantieri, la città sarà blindata dal 23 agosto al 3 settembre, queste le ordinanze e i divieti per l'importante appuntamento che si tiene nel capoluogo di regione. In basso due notizie che arrivano da Tagliacozzo e Santemaria, Tagliacozzo parroco preso a pugni da un fedele, a Santemaria incendi, sventata, strage di cani. Siamo arrivati alle pagine dello sport, ma ovviamente dobbiamo andare a vedere ancora le pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero e del Quotidiano. La città lo faremo tra qualche istante. Di nuovo in studio per la seconda parte di mattino 6. Abbiamo esaurito la lettura delle pagine del centro. Siamo all'inserto Abruzzo del Messaggero che è, apre nella seconda pagina sulla clamorosa decisione. Il Tar dell'Abruzzo boccia infatti, infatti la fusione forestali. Carabinieri, questo è il titolo di apertura di pagina eh, 34, andiamo a leggere anche nel sommario, inviati gli atti alla Corte Costituzionale per valutare la legittimità della riforma, dubbi sull'obbligo di mutare lo status da civile a militare un coro di consensi da Forza Italia alla sinistra. In basso si parla invece del calderone, il calderone è una ricchezza, chi voleva annunciarne l'estinzione doveva farlo anni fa, questo l'articolo del messaggero sul ghiacciaio abruzzese il ghiacciaio più meridionale del vecchio continente siamo alla pagina di Pescara, per quanto riguarda il messaggero giunta, oggi si decide con D'Alfonso, parliamo ovviamente del rimpasto, ne abbiamo parlato anche prima ascoltando l'intervista del assessore regionale Donato Di Matteo, la nomina di Gianni Teodoro annunciata congelata e congelata è legata al ripristino di un clima di fiducia in seno al PD. Civitarese è pronto ad aprire la sessione sull'urbanistica, ma è un esterno e questo può indebolire la sua posizione, dunque non è detto che ehm, a lasciare sia eh, Giuliano Diodati. Il Comune cerca soluzioni alternative per i nonni vigili eh, davanti alle scuole. Questo è un altro argomento. La scelta di Roseto secondo Blasioli non è praticabile perché è fondata sul volontariato e senza compensi. In basso Barcellona, Pescaresi chiusi in eh, casa, la testimonianza dei nostri eh, corregionali eh, proprio sull'attentato che si è verificato ieri nella città catalana e poi artificielli al lavoro, farso allarme bomba all'aeroporto di Pescara, ma era come abbiamo visto fortunatamente solo un caricabatterie. Andiamo avanti, Tombino Killer, siamo sempre a Pescara, controlli sui cavi. Parliamo della vicenda dell'altra sera dove è rimasto ferito un 34enne ed è morto un cane folgorato. E poi la cronaca, guardia alta, ladio, ladro seriale, arrestato per i tentati furti nelle case. Del Pescarese, e poi tavolata per l'ail sulla pista di atletica per il Pepe Street Festival, e poi falsa infermiera in ospedale denunciata dai eh, carabinieri. Andiamo ancora avanti, siamo alla pagina dell'area metropolitana di Pescara. Francavilla è pronta alla lunga notte dei fuochi d'artificio. Le celebrazioni per San Franco ripropongono stasera l'appuntamento con lo spettacolo più atteso dell'estate. Sono attesi, scusate il gioco di parole, migliaia di turisti. A Francavilla e poi Sanità, tavolo tecnico per salvare l'ospedale di Popoli, eh, il consigliere regionale di Forza Italia Lorenzo Sospiri apre un confronto con D'Alfonso, un errore, chiudere questa struttura, dice l'esponente di Forza Italia. In basso a Montesilvano, via San Pietro, paline dell'illuminazione abbattute come birilli e mai. Riparate. Siamo alla pagina dell'Aquila del Messaggero, i Portici tornano a splendere a Natale, concluso il primo tratto. Si tratta del passaggio che coincide con il palazzo che ospitava la CarisPacca l'immobile, sarà invece concluso entro la prima metà dell'anno prossimo. E poi politica. Biondi sceglie i primi quattro del suo staff Benedetti. Questa notizia che riguarda eh, dunque lo staff del primo cittadino, del neo sindaco eh, eh, dell'Aquila Pierluigi Biondi e poi Case Mercato. In difficoltà prezzi al ribasso, dunque si parla di immobili nel, soprattutto nel centro dell'Aquila. In basso invece si parla di una indagine truffa per ottenere i soldi del sisma a processo l'imprenditore del Tosto e altri due per il Palazzo di Via Roma. E poi la curiosità, come la natura spesso possa essere anche imprevedibile, una pianta di pomodori nasce ai bordi del circuito di Roma. Colle Maggio. vedete questa foto con questa pianta di pomodori che eh, si trova proprio a due passi dalla Basilica di eh, Colle Maggio, in pieno centro all'Aquila. Siamo alla pagina che riguarda eh, la Valle Peligna e Avezzano. Partiamo eh, dunque la Marsica, partiamo da Avezzano De Angelis. Mi farò valere in regione per il nostro ospedale, questa la eh, notizia eh, di apertura eh, della pagina e poi in basso ci sono altre notizie che arrivano dalla Marsica e dalla Valle Poligna. A scanno ritrovate le corone rubate nel 2002. Oggi alle 11 torneranno ad adornare le statue della Chiesa di frattura. E poi Celano schianto sulla 25, ci sono due indagati. E poi sul Mona Cirilli in Canta, piazza Garibaldi. In basso. Siamo a Sulmona, Cogesa, ora c'è il rischio svuotamento, il comune di Pratola Peligna mette a gara anche il conferimento dei rifiuti. Dunque questa è la notizia che arriva dalla eh, città ovidiana. Infine Tagliacozzo si litiga sulla frazione di Villa San Sebastiano. Andiamo avanti, siamo alla pagina di Chieti, del messaggero strade e marciapiedi a pezzi, il comune paga danni a raffica, buche profonde non segnalate provocano feriti. Motociclista risarcito con 25.000 euro, anche una consigliera è rimasta vittima di una caduta, la betonella. Era sconnessa. Dunque costa caro al Comune di Chieti il, lo stato non eh, ideale dei eh, marciapiedi e poi anche sul messaggero ritroviamo, vedete, di spalla L'addio struggente al magistrato Antonella Redaelli. La figlia dice: Era il nostro sole. Andiamo in basso, eh, Università, il ricorso ora del vecchio, va al contrattacco. Questo è il titolo che riguarda l'università d'Annunzio di Chieti Pescara. E poi invece la cronaca ruba l'auto, poi si schianta, intrappola il ladro fuggitivo. Proseguiamo con la pagina. Del messaggero eh, dedicato a Lanciano Vastortona. Partiamo da um, Schiavi d'Abruzzo, piromani scatenati, ormai è una sfida alle forze dell'ordine: bruciati 200 ettari di bosco. Ma ci sono grossi problemi, ci sono stati grossi problemi per quanto riguarda gli incendi, e negli ultimi giorni, non solo in provincia di Chieti, ma anche nel Pescarese nel Terramano. e nel Teramano. noi dunque andiamo a vedere questo servizio che fa proprio il punto sulla situazione incendi in Abruzzo. Continua l'emergenza incendi su ampie zone del territorio regionale. Nessuna delle quattro province sembra in questi giorni essere immune dal rischio di roghi, che si susseguono e rendono di conseguenza ancora più difficile il compito dei vigili del fuoco che vedono aprirsi nuovi fronti col passare dei giorni. In provincia di Teramo prosegue l'incendio che ha colpito la frazione di Magnanella. Nelle ultime ore ha raggiunto un'ampiezza massima di 100 metri, interessando la parte più interna di un ripido canalone di conifere, in una zona non accessibile con i mezzi a terra. Le altre zone colpite sono quelle di Cugnoli e Molviano a Campli, di Giulianova, di Tortoreto e di Piano della Lenta, e contrada mezzanotte a Teramo. Durante la giornata nel Teramano si sono susseguiti costantemente i diversi interventi a terra e via aerea dei mezzi di soccorso di Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Le operazioni dall'alto con elicotteri e Canadair sono seguite da un DOS, direttore delle operazioni di spegnimento del Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo. Sul campo continuano ad operare senza sosta una squadra di nove uomini del Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo, un'autobotte, un'autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio, oltre a diverse squadre della Protezione Civile. Durante la notte è stato comunque garantito un costante presidio di controllo con squadre antincendio. Nel corso della mattinata di ieri hanno lavorato sul posto anche un elicottero del nucleo dei vigili del fuoco di Pescara, sostituito nel pomeriggio da un Canadair, che è stato successivamente dirottato a Schiavi d'Abruzzo dove un vasto incendio sta minacciando le abitazioni. Situazione grave anche nel Chietino, con focolai nelle zone tra Carunchio e Palmoli, mentre proprio a Schiavi d'Abruzzo un rogo di origine dolosa ha raggiunto i 7 km di estensione. Il sindaco Luciano Pilluso si è visto costretto a predisporre l'evacuazione di alcune famiglie, collaborando con volontari di Protezione Civile, vigili del fuoco e carabinieri. È stato richiesto anche l'intervento di un'ambulanza per soccorrere un anziano che ha accusato dei problemi alle vie respiratorie a causa dell'aria resa satura dalla combustione. Nell'Aquilano roghi anche a e Canistro, forse di origine dolosa. Le fiamme si sono estese fino alle abitazioni, rendendo necessarie le manovre di chiusura della strada statale 690. Le uniche buone notizie invece arrivano dalla provincia di Pescara, dove è stato domato l'incendio che ieri pomeriggio ha interessato l'anno. All Restiamo alla pagina di Lanciano Vasto Ortona del Messaggero. Siamo proprio ad Ortona dopo la firma dell'intesa Porti Ripuliti, costituito anche il gruppo di lavoro. Questa è la notizia che riguarda la cittadina Ortonese, è ovviamente eh, legata. Um... Per, diciamo, a filo doppio proprio con eh, il porto, lo scalo portuale, uno dei più importanti d'Abruzzo. Siamo a Lanciano, in basso, parchi di nuovo chiusi di notte, ma i bivacchi restano. Andiamo avanti, siamo alla pagina di Teramo del messaggero SOS Acqua, criticità fino a domenica. Questo è il titolo di apertura di pagina 43, ma il Presidente del Ruzzo tranquillizza, il peggio è passato, negli ultimi dieci giorni sono state affrontate molte emergenze, carenza idrica legata a due rotture significative, una all'adduttrice Pozzo Bon e l'altra al traforo del Gran Sasso, riparazioni rapide. Andiamo avanti, lasciamo la vicenda acqua, siamo ad Alba Adriatica, presenza stabile della polizia, le richieste dei cittadini e poi concorso per 16 posti da infermieri, Arrivano all'ASL, quasi 7.000 domande. In basso Arde, Valle Castellana, il Piromane Fugge, abbiamo visto appena ehm, qualche istante fa il servizio di Noemi Fratelli e poi ambiente, convenzione tra lo zoo profilattico ed il parco. Siamo alla pagina. Dell'area um, della provincia di Teramo, dell'area costiera della Val Vibrata, TIR perde pneumatico, investe un'auto, muore donna incinta. La tragedia ieri sull'autostrada A14. A tal proposito, possiamo andare a vedere il servizio e di una vittima, una ragazza di 31 anni e un ferito gravissimo il tragico bilancio di un incidente stradale accaduto questa mattina poco prima delle 11 sulla carreggiata nord dell'autostrada 14 all'altezza del chilometro 323 tra i caselli di Val Vibrata e Giulianova e che ha coinvolto un mezzo pesante e un'autovettura dove si trovava la vittima, secondo una prima sommaria ricostruzione, sembra che la gomma di un camion improvvisamente scoppiata sia andata a travolgere l'auto, immediati soccorsi arrivati sia dall'Abruzzo che dalle vicine Marche. Sul posto sono confluiti in massa i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco e le pattuglie della polizia autostradale, oltre a personale del settimo tronco di Pescara della società Autostrade. Sul luogo del tragico evento si circola ad una sola corsia con code in direzione del capoluogo adriatico che hanno raggiunto e superato anche 5 km a causa del traffico intenso dei vacanzieri. Sono gli uomini della polizia stradale ora a condurre le indagini per chiarire le cause dell'accaduto. La persona ferita, una donna, è stata trasportata all'ospedale Mazzini di Teramo. Le sue condizioni sono critiche. I soccorsi sanitari sono stati coordinati dalla sala operativa del 118 del capoluogo Aprutino. Questo è il servizio che vi avevamo proposto anche ieri nel corso del nostro telegiornale. Cambiamo pagina, Giulianova Comici e Birra, si comincia questa sera l'evento che si tiene nella città Giuliese. E poi Tortoreto, camper e bus in zona non consentita e caos. In basso siamo ancora a Giulianova, incendio doloso al Lido delle Palme. La lottizzazione è finita sotto inchiesta. Ad un primo esame, le fiamme risultano appiccate. Da criminali, questo è il titolo che riguarda ancora Giulianova. Infine Roseto in scena Il ballo al buio, pro associazione Orme. Questo l'appuntamento invece che si tiene nella città rosetana. Siamo arrivati. Alle pagine dello Sport e il Messaggero, ma dobbiamo andare a vedere invece le pagine interne del quotidiano La Città. Lo faremo immediatamente con la terza pagina che riguarda la cronaca regionale. Il TAR boccia la soppressione della forestale. Abbiamo visto anche dal centro e dal Messaggero questa notizia con i giudici pescaresi che accolgono uno dei 2000 ricorsi e rinviano la decisione alla Corte Costituzionale. Poi, cronaca, falsa infermiera lavora per un mese all'ospedale di Pescara. Vedete il titolo di spalla è stata denunciata dai carabinieri. In basso due concerti nella grotta per promuovere il turismo presentati ieri mattina alle esibizioni di Gian Cristoforo e Del Toro che si terranno all'interno dell'eremo di Palombaro. L'iniziativa è stata presentata ieri. Eh, presso la sede del Consiglio regionale dall'assessore regionale ai parchi Donato Di Matteo. Andiamo avanti. Cronaca travolta ed uccisa dalla ruota persa dal tir. Abbiamo appena visto il servizio. La vittima è una 31enne della provincia di Brescia, ferita gravemente la madre. Poi a Campli, vedete in basso autosicapotta gravissima, un'87enne viaggiava a bordo della macchina, guidata da un parente. Proseguiamo. Furgone sulla folla, vedete anche il quotidiano La Città eh, torna sull'attentato di Barcellona, un teramano nel terrore di Barcellona, appunto Antonio De Remigis, si trovava lungo la rambla durante l'attentato di ieri pomeriggio. Fortunatamente sta bene, dunque come dicevamo tanti abruzzesi a Barcellona in queste ore. In basso la guerra del comunale... E prove di dialogo forzato tra Riccitelli e Abruzzo, circuito, spettacolo. Parliamo ovviamente di quello che sta accadendo a Teramo. Il piromane di Valle Castellana colpisce ancora il titolo di apertura di pagina 6 e si parla ancora di incendi. Man mano che i focolai vengono spenti, ne vengono innescati altri. A breve distanza, indagini in corso da parte delle forze dell'ordine. E poi più in basso, pubblicato il bando per 18 posti eh, dell'ente eh, tecnico di Teramo, a tempo indeterminato le domande vanno presentate entro il 5 settembre. E poi, scuole, la pazienza dei genitori è finita. Parliamo del problema scuole a Teramo, Leda Ragas dopo l'annuncio del tavolo tecnico, sconcertante, dice arrivare a metà agosto senza avere notizie. Anno scolastico che quest'anno eh, inizierà il 10 settembre. Teramo, frigo a fuoco, paura al Conad di Via Cona. E poi andando avanti siamo alla pagina della Val Vibrata. Carnevale blindato ad Alba Adriatica imponenti misure di sicurezza per la manifestazione regina. Dell'estate e poi una notizia che arriva da Civitella del Tronto. Civitella piange l'uomo che portò la linea telefonica nelle abitazioni, è venuto a mancare nella serata di ieri Antonio Giannobile. Andiamo ancora avanti: Martinsicuro cena in bianco sotto le stelle, domani sera in piazza Cavour e poi a Torano, leggero calo delle presenze per la sagra. Proseguiamo, pagina di Giulianova Mociano, siamo a Giulianova, in questo caso Arboretti è già pronto per le elezioni, il cittadino governante ha preparato il programma con largo anticipo, probabile successore di Arboretti alla corsa di sindaco dovrebbe essere Andrea Palandrani, dunque sono in pratica iniziate le grandi manovre per le prossime elezioni a Giulianova. E poi la tragedia dell'Eliana, inizia il recupero del peschereccio affondato a Giulianova. Ricorderete questo grave fatto accaduto qualche giorno fa. Restiamo sempre alla pagina di Giulianova e Mociano, spostiamo nella parte bassa una scuola dell'infanzia al posto dell'asilo nido. L'istituto Giuliese rinnova l'offerta, il Castorani, di assistenza didattica dedicata ai bambini. E poi pagina di Roseto Pineto Atri e Silvi salveremo le ville storiche di Roseto, l'annuncio del sindaco Sabatino Di Girolamo durante la presentazione del libro di William Di Marco. Restiamo ancora a Roseto, ci spostiamo nella parte bassa della pagina, cittadini mecenati nel nuovo progetto per Villa Clemente due architetti presentano una nuova proposta con tanto di questionari e pagina Facebook siamo ancora a Roseto, le tifoserie si dividono tra Dorazio e Borgatti. Borsacchio, Roseto in incoming, spinge per l'ex presidente del Cerrano, sinistra italiana, per il Rosetano in basso a Pineto. Vandalismo e maleducazione nel ferragosto del parco Marino. Andiamo ancora avanti, pagina della cultura: il senso del cielo, quando la parola svela nel libro postumo di Kikuo Takano 50 anni di versi. Arriviamo alla pagina che riguarda gli eventi: Palio del Barone, Terranova vince per il terzo anno consecutivo e poi Tortore, Tortoreto, Trofeo 3B, vincono amicizia e divertimento nella città tortoretana e poi a Pineto in 10.000 allo show degli artisti di strada. Arriviamo alla pagina dello sport del quotidiano La Città: Sansovini potrebbe tornare al Teramo. Questa è la notizia che riguarda la formazione biancorossa. Trattativa in corso con l'attaccante che sarebbe il secondo reintegro. Domani test per la formazione di Antonino Asta con il Martinsicuro e ovviamente le pagine dello sport del quotidiano La Città ci permettono di andare a vedere anche le altre pagine sportive che riguardano il centro ed il messaggero. Siamo al centro e Pescara tra campo e mercato, Golubovic per Zeman, si aspetta a bastoni il terzino a titolo definitivo della Roma che prenderà il 20% sulla rivendita. Riaperto la trattativa per il difensore dell'Atalanta e per Van Dausen dell'Inter, questo è il titolo principale che riguarda il mercato del Pescara, mercato che lo ricordiamo si chiuderà il 31 agosto con il campionato già iniziato. In basso si parla di Serie D, il difensore Pepe dice sì al Pineto, il Francavilla prende Fofana, Aquilanti. Ex Lanciano va alla Sicula Leonzio. E poi invece arriviamo alla pagina che riguarda l'amichevole di ieri del Pescara ad Avezzano, 1-0 per i Biancazzurri al De Marsi, ancora del Sole in rete al sesto minuto del primo tempo. Noi con le nostre telecamere ieri siamo stati proprio al Demarsi per seguire l'amichevole tra Avezzano e Pescara, vediamo il servizio. Gara piacevole al Dei Marsi dove nell'ultimo amichevole precampionato della stagione il Pescara supera l'Avezzano di misura grazie ad una rete realizzata in apertura al sesto da Del Sole Biancazzurri in campo con il solito 4-3-3 con Pigliacelli in porta, Crescenzi e Lizalde per rotta e mazzotta sulle fasce Carraro centrale di centrocampo con Brugman e Palazzi Larghi e Del Sole, Gans e Latte Latte in avanti Nell'Avezzano assente il bomber Branicchi, il neotecnico Federico Giampaolo opta per un 4-3-1-2 al sesto pronti via i Biancazzurri sono già in gol con del sole che in area marsicana dopo una bella finta supera con un perfetto rasoterra il portiere Fanti per il 18enne attaccante pescarese prosegue così il momento favorevole dopo la doppietta realizzata in Coppa Italia al Rigamonti di Brescia i Biancazzurri in buone condizioni fisiche fanno intravedere qualche discreta trama di gioco anche se al 17 una disattenzione difensiva per poco non permette all'Avezzano di far male al Pescara con Guerra che viene però anticipata in uscita con i piedi da Pigliacelli alla mezz'ora ottima giocata di Brugman e pallone per Ganz che però sbaglia sotto rete il gran caldo condizione 22 in campo al 32 esimo l'ex veronese ci riprova in girata con Fanti che alza in calcio d'angolo ancora Ganz sfortunato protagonista al 37 quando sul lancio illuminante di De Sole trova ancora la respinta del portiere avezzanese nella ripresa Zeman cambia 9 undicesimi di squadra con Capone che sale in cattedra al 15 si vede proprio l'ex Atalantino che in area tira sopra la traversa dopo un perfetto servizio di Pettinari. Il Pescara della ripresa sembra più squadra, con la manovra più fluida. I biancazzurri si lasciano preferire. Da segnalare al 28 il doppio passo con conclusione di Pettinari, su cui salva Lombardi. Dalla parte opposta si fa apprezzare invece Acaturlo che, dopo una bella giocata, alza però troppo la mira. Al 43 Pettinari fallisce davanti a Lombardi il 2-0, prima del triunale. Il fischio finale di Fiore di Cassino si finisce con la vittoria dei Biancazzurri per 1-0 con il pensiero che a dieci giorni dall'avvio del torneo va inevitabilmente alla gara del 27 agosto con il Foggia allo Stadio Adriatico. Questo è il servizio sull'amichevole giocata ieri al De Marsi tra Avezzano e Pescara. Parliamo ancora di Pescara, Capelluzzo punta in alto. Voglio riprendermi un posto in Serie A, queste le dichiarazioni dell'ex giocatore del Verona. E poi in basso si parla proprio dell'Avezzano perché ieri c'è stato l'esordio in panchina del nuovo allenatore Federico Giampaolo che dice sono entusiasma il patron Paris. Aggiunge saremo protagonisti. Dunque ottimismo in casa Avezzano. Dopo un inizio di stagione sicuramente travagliato, prima l'esonero di Marino, poi quello di eh, Agnello. Andiamo avanti. Ancora sport. Teramo Sansovini, prove di reintegro. Abbiamo visto anche dal quotidiano la città. Potrebbe essere reintegrato eh, nella eh, formazione biancorossa, l'ex giocatore del Pescara in alto, mercato, Vastese con Bagaglini, KO con il Partizani Tirana. Formazione Albanese, poi il mercato dei dilettanti, Castelnuovo, raffica di rinforzi. Orsogna c'è anche eh, Campanella, e poi Pallacanestro, Le Abruzzesi di B, Ruscitti, Teramo, pronti per una grande stagione in basso. L'intervista a Andrea Bassani, manager di Euroleague Basketball, che dice: Meno squadre, più qualità per il rilancio. Siamo arrivati alla fine delle pagine sportive del centro. Andiamo a vedere le pagine dello sport del Messaggero. Prima di salutarci, Pescara ha preso Golubovic. Si parla di mercato con l'arrivo del terzino serbo dalla Roma. E poi, per quanto riguarda la gara amichevole giocata ieri ad Avezzano, del Sole decide anche. Anche l'amichevole di Avezzano, vedete il titolo di spalla con, eh, che riguarda la gara giocata ieri dei Biancazzurri in terra eh, marsicana. Eh, vediamo anche le altre notizie che riguardano il eh, Pescara. Andiamo eh, nella parte eh, bassa eh, centrale della pagina: l'evento Pescara non dimentica passerella di ex questo pomeriggio alle 18:30 all'Auditorium. Giovanni Paolo II. E poi. Eh, parliamo ancora di Pescara perché eh, tra um, i volti nuovi, ma si tratta di un ritorno in casa Bianca Azzurra, c'è quello di Antonio Mazzotta. È il momento di mostrare il vero Mazzotta, nelle prime due esperienze in Bianca Azzurro non ho avuto fortuna, ma stavolta sarà diverso. Questa è la promessa dell'ex giocatore. Del eh, Frosinone vediamo anche l'altra pagina di sport, Gianpaolo, il neotecnico dell'Avezzano dice ora serve pazienza e poi vince il Partizani 1-2 ma la Vastese è in palla, questo è il titolo invece che riguarda la formazione eh, biancorossa del tecnico Gianluca Colavitto e poi L'Aquila, Sou e Boucher, ok e oggi arriva De Ulis molto attiva. La formazione rossoblu, partita in ritardo, ma che sta rinforzando con giocatori di qualità il proprio organico in vista della prossima stagione nel campionato di Serie D. E poi il calcio a 5. Pescara si ricomincia con l'obiettivo scudetto. Ieri il raduno dei biancazzurri allenati da Fulvio Colini. Il club è deciso ad arrivare fino in fondo a tutte le competizioni. Dunque Pescara che vuole essere ancora protagonista nella prossima stagione. La formazione di Iannascoli pronta a ripartire per strappare il tricolore alla Luparense. Ritornando. Al calcio si parla del Pineto. Pineto per la difesa c'è Pepe, Francavilla. Arriva Fofana. Queste le notizie di mercato per quanto concerne le formazioni di serie D. E poi invece per quanto riguarda il teramo e dunque la serie C, anche sul Messaggero troviamo la notizia dell'accordo vicinissimo per il ritorno in biancorosso di Marco Sansovini. Infine, il basket di Serie B parte la stagione dell'Amatori Pescara, guidata da Stefano eh, Raiola. Eh, dunque Pescara che vuole essere protagonista anche nella prossima stagione, nel eh, torneo cadetto di eh, pallacanestro maschile. E siamo così arrivati al termine. Con questo titolo che riguarda la pallacanestro dell'appuntamento di oggi di venerdì 18 agosto con Mattino 6, che tornerà domani puntuale. Appuntamento con la rassegna stampa alle 8. Per quanto riguarda invece i prossimi appuntamenti eh, informativi della nostra rete, come sempre vi rimando alla prima edizione del TG6 alle 14. Io ringrazio Silvia Gentile in regia, ringrazio voi per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata.